Io non mi del fido governo di Renzi, non si fida, ma le piace il taglio delle tasse sulla casa? Sì. Il taglio della pressione fiscale sulla casa è necessaria e doverosa. L'abbiamo fatta noi, dopodiché alcune di queste tasse sono state reintrodotte, perché la cosa simpatica è che Renzi va a togliere, ad esempio, l'IMU sui terreni agricoli, l'IMU sugli imbullonati, l'IMU sulle case sfitte, l'IMU sui negozi sfitti, che sono tutte tasse che sono state introdotte dai 4 anni di sinistra al governo. Deve essere chiaro, chiarissimo, una cosa. Quindi, se ci sarà una manovra per un provvedimento per poter abbassare la pressione fiscale sulla casa, evidentemente, avendolo fatto, noi lo sosterremo. Però deve essere chiaro una cosa, il presidente Damiano l'ha detto prima e io sono assolutamente d'accordo con lui, che se Renzi pensa di abbassare la pressione fiscale sulla casa utilizzando quel fondo, che è il fondo esodati, 3 miliardi di euro sui 12 miliardi di euro che erano stati stanziati per le salvaguardie agli esodati, che pare siano stati sottratti e scippati a quel fondo. Però era una somma inferiore quella sottratta, molto sottratta, era nemmeno 1 miliardo arrivato. Complessivamente sono 3 miliardi di fondi non spesi sulle 6 salvaguardie. Sì, però non è quello che è stato sospeso. Se eh? Si pensa di utilizzare, siccome ieri il Presidente del Consiglio ha detto che potrebbero essere 3 miliardi e mezzo la pressione fiscale che va tolta sulla casa, se si pensa di utilizzare i fondi degli esodati, è evidente che saremmo di fronte ad una enorme ingiustizia sociale, ed è il motivo per cui prima ho fatto lo spot, faccio anche un piccolo spot. Tutti gli noi spot, della che Lega, cos'è? Insieme agli esodati, insieme ai comitati, insieme ai cittadini, insieme ai sindacati, tra un'ora andremo davanti al Ministero, al MEF, proprio per rivendicare la necessità che i fondi degli esodati, che il fondo esodati rimanga a disposizione della salvaguardia. Allora poi dopo nella pausa pubblicitaria.